Ve la ricordate la malga Monte Asolone, la malga delle donne? Avevamo visto Anna e Giorgia produrre formaggio per un'intera giornata e ci eravamo lasciati così. Ora è arrivato il momento di assaggiare il loro formaggio, ma non uno qualunque, non un formaggio a caso. Oggi è arrivato il giorno di tagliare il grande morlacco. Ciao Arianna! Ciao, come stai? Benissimo! Hai gelato? Ma certo, l'ho appena fatto, freschissimo. Vuoi una coppetta col topping o senza? Lo voglio naturale, ciò. Fai bene. Eh sì. Oh, Arianna, dai, vieni qua a raccontarmi qualcosa di questa cooperativa. Eccomi. Innanzitutto questo gelato è veramente buonissimo, oserei dire il top, ma ti è capitato qualcosina di particolare, qualche vicenda, qualcosa che è degno di nota? No, vicende particolari no, sono gli uomini che vengono qua a chiacchierare, tanti mi raccontano, sai cosa, del formaggio morlacco, che ti forse l'hai già conosciuto, sì, questo formaggio morlacco. Che una volta era pieno di vermi. E si divertivano, e questi mi raccontano che da piccoli andavano là col cucchiaino a correre dietro proprio ai vermi. E come se lo conosciamo il vostro morlacco? Si può dire che lo abbiamo praticamente visto nascere. I formaggi del grappa sono di suo una prelibatezza. Ma la nostra Anna ha voluto chiedere allo chef Enrico Zen di creare qualcosa di particolare apposta per Vi portiamo in montagna. Ciao Enrico. Ciao Anna. So che hai pensato a una ricetta davvero speciale per oggi. Di cosa si tratta? Oggi facciamo un risotto con i prodotti tipici del grappa, soprattutto il morlacco nelle sue due versioni, sia fresco che stagionato. Bene, ti posso aiutare? Sì, beh, se vuoi partiamo. Cominciamo. Qual è il primo passo? Allora, il primo passo, direi come sempre, come in tutti i risotti, andiamo a tostare il riso. La tostatura del riso ci serve a trattenere l'amido che poi ci libererà verso fine cottura per la mantecazione. Okay. Lo mantechiamo quasi senza niente, direi solo con un filo di olio. Va bene. Ecco, dopo questi 2-3 minuti circa di tostatura, andiamo a bagnarlo con un brodo, direi vegetale per l'occasione, perché essendo un risotto che chiama il formaggio è già bello grasso di suo, abbiamo pensato di fare un brodo strettamente vegetale. Ottimo, intanto io potrei organizzarmi nel tagliare i due tipi di formaggio, quello stagionato, quindi un po' più cremoso, e abbiamo anche quello fresco, quindi magari più profumato, però un po' meno saporito. Mi racconti un po' la storia di questi formaggi? Sì. Allora, il morlacco è un formaggio tipico del grappa e originariamente, ma anche adesso, veniva fatto con il latte della vacca burlina, da cui deriva il nome burlacco o morlacco. La vacca burlina è una vacca tipica del grappa ed è una vacca con delle caratteristiche un po' diverse dalle vacche normali, è una vacca più piccolina, con le zampe più corte. Perché questo? Perché il Monte Grappa non è un altopiano, non è che le vacche possono pascolare liberamente, sono costrette a pascolare in verticale, anche se con il tempo questa vacca si è modificata, si è rimpicciolita, le zampe sono diventate più corte in modo che lei fosse più agile nell'arrampicarsi alla ricerca del pascolo. Andiamo a bagnare, perfetto, il riso, e iniziamo la nostra vera cottura. A metà cottura del riso andremo a insaporirlo col morlacco stagionato, anche per cercare di equilibrarci col sale, quindi lo mettiamo a metà cottura e prima di salare andiamo a assaggiarlo, perché sennò altrimenti rischiamo di fare un risotto troppo saporito. Mamma mia Enrico, mancano 5-6 minuti. 5-6 minuti, perfetto. Allora io farei una prima mantecatura, che non si chiama così, andrei a mettere del formaggio, quello stagionato, che essendo più saporito, andiamo a metterlo adesso, così dopo lo assaggeremo e se serve non mettiamo sale, che onde evitare appunto alla fine di averlo troppo saporito. Quindi quello, eccolo qua, quello stagionato, andiamo già a metterlo adesso.
Adesso andiamo a mantecarlo con il burro? No, allora, prima di tutto lo mantechiamo ancora con un po' di formaggio, però quello fresco, okay, a fuoco spento, e questo non è che ci darà tanto sapore, sì, ce ne darà, ma ci darà i profumi del grappa. Dopo il burro lo abbiamo preparato, guarda giallo, straordinario, ma oggi non lo mantechiamo col burro. Il nostro riso è già bello grassetto così, adoperando tanti formaggi, è già bello ricco di gusti. Io, essendo ai piedi del grappa, polvo del grappa, andrei a mantecarlo con l'olio nuovo di polvo del grappa. L'olio che ha questa leggera acidità, impercettibile al gusto, ma ce l'ha, ha questa leggera piccantezza, ma quello di polvo è poco perché è un olio delicato, quindi andiamo a quasi a fare una mantecatura, perdonami il termine, quasi sgrassante, perché il burro magari ci ingrassa. Okay. Qua andiamo a renderlo un po' più delicato, sembra di no, ma con l'olio di polvo sì. Il risotto è pronto, Enrico, io ti ringrazio, adesso non ci resta che andare ad assaggiarlo. Bene. Già, perché Malga Monte Asolone in pianura è anche un frantoio dove si produce un ottimo olio. Sapete che sono curioso, quindi ho chiesto a Michela di raccontarmi come nasce l'olio di pove. Allora, sono Michela, sono la responsabile del frantoio Malga Sociale Monte Asolone e vi spiego il processo di produzione dell'olio. Una volta arrivate le olive dopo la pesatura, vengono messe nella tramoggia. Nella tramoggia vengono caricate poi alla lavatrice dove vengono lavate. Successivamente si passa al frangitore dove vengono frantumate. Dopo la frangitura le olive sono ridotte in pasta. Questa viene messa nella gramolatrice e vengono lavorate per circa 45 minuti a temperatura controllata di 27 gradi. Infatti si può vedere anche dall'oblò che la pasta comincia a diventare lucida e formarsi le prime goccioline di olio. Questo è il momento per estrarla. Si passa quindi al decanter dove per centrifugazione viene suddivisa la sansa, che sono gli scarti dell'oliva, quindi gli ossetti, la buccia, e l'acqua di vegetazione e l'olio. L'ultimo passaggio è il separatore, dove c'è ancora un piccolo filtraggio, praticamente avviene attraverso dei dischi e toglie le ultime impurità dell'olio ed esce l'olio praticamente. Che splendida scoperta Pove del Grappa, un paese dedicato alla cultura contadina con il suo olio fantastico e prelibati formaggi di Malga. E se volessimo fare due passi per i sentieri, non mancano. Arianna infatti si è offerta di accompagnare il nostro Giampi su fino alla Madonna del Cornon, anche se non ha scelto la via più semplice. Allora, sono qui a pochi metri dalla cooperativa di Malga Monte Asolone e oggi, grazie all'aiuto anche di Arianna, eccola qua, facciamo dei sentieri molto particolari e tabellati da poco. Guardate qua, tabellati da poco è anche merito tuo, vero? Sì, oh sì, beh, grazie al comune di Pove stiamo riqualificando i sentieri. Quindi venite con me, anzi venite con noi e partiamo subito. Eccomi, eccomi. Oh Arianna, ma per il tiro tuo sentiero qua, ma ce ne sono di più facili qua. Sì, certo, ce ne sono di più facili. Ah, perfetto, andiamo dai. Eccoci giunti alla fine di questo percorso, il panorama è indescrivibile e qui dietro di noi, Arianna, cosa c'è? Questo è il Sacello de Cornon, un punto di riferimento per il paese, dove il primo maggio facciamo sempre festa con una messa. Perfetto, avete capito? Quindi Arianna ti ringrazio, Pove offre tante opportunità e tanti sentieri. Certo non si può dire che non ci siamo divertiti, e tanto. Ma vi porto in montagna, per questa stagione è arrivato alla fine. E il nostro augurio è di rivederci presto con nuove avventure. Intanto, come sempre, buoni passi a tutti.